Io partirei appunto con il primo brano di Girolamo Frescobaldi. Suonerò l'aria detta la Frescobalda. Frescobaldi è un compositore, organista e clavicembalista italiano. È stato uno tra i maggiori compositori per clavicembalo del XVII secolo. Nasce a Ferrara nel 1583 e muore a Roma nel 1643. L'aria detta la Frescobalda è tratta dal secondo libro di toccate del 1627, pagina delicata e raffinata che unisce la cantabilità della chitarra alla lettura del contrappunto, tipico della musica di Frescobaldi. Questo brano si articola in 5 variazioni e una sesta che riprende l'aria iniziale. Quindi riassumo i brevi tempi. L'aria, variazione, gagliarda, variazione, corrente e tempo primo. Buon ascolto. Thank you.
Come secondo brano suonerò Francisco Tarrega. L'autore Francisco Tarrega e il brano è Il Capriccio Arabo. Francisco Tarrega nasce nel 1852 a Villarreal, in Spagna, e morto nel 1909, sempre in Spagna, ovvero a Barcellona. Chitarrista, compositore spagnolo e autodidatta. Fu uno tra i massimi esponenti del tardo romanticismo chitarristico in Europa e il maggior chitarrista e compositore della seconda metà dell'Ottocento. Il Capriccio Arabo è un brano per chitarra classica ed è uno dei pezzi più gettonati per questo strumento, definendosi così col termine serenata. Thank you.
Ora suono la Grand Ouverture, opera 61 di Mauro Giuliani. Mauro Giuliani è stato un chitarrista, compositore e violoncellista italiano. È nato a Bisceglie nel 1781 ed è morto nel 1829 a Napoli. Le diverse composizioni, come ad esempio le sonate, i lavori da camera, i concerti per chitarra e orchestra, in particolare il primo concerto opera 30, il più suonato dopo il concerto d'Aranjuez di Joaquín Rodrigo, e le sei rossiniane sono di qualità superiore. La Grand Ouverture, come possiamo immaginare, è stata comunque pubblicata dalla Ricordi a Milano nel 1814. Si tratta di un brano con grande sapienza compositiva, amalgama il virtuosismo strumentale con un efficace effettismo musicale. Domina il senso teatrale in questa musica, della musica appunto da concerto. Viene introdotta da un andante sostenuto in la minore, drammatico e declamatorio. Qui segue un allegro maestoso in la maggiore, molto lungo ed articolato. Il secondo tema è in mi maggiore. Lo sviluppo è giocato su effetti musicali con terzine che alternano la melodia un po' nella voce superiore, ovvero nei cantini, e viceversa nei bassi. A seguire ci sono brillanti arpeggi e ottavi. L'impianto sonoro della coda sorge dall'evocazione di un rullare di timpani che apre ad un vivace gioco di arpeggi in tutta l'estensione della tastiera.
Bene, ora passo la parola a Johann Sebastian Bach. Di Johann Sebastian Bach vorrei dire questo, che è un compositore e musicista tedesco del periodo barocco. È nato a Hainach nel 1686. 85 ed è morto a Lipsia nel 1750. Ora vi suonerò il preludio tratto dalla suite 1007 e consiste principalmente di accordi arpeggiati. Quindi è il movimento più conosciuto perché lo si sente regolarmente in televisione e nei film. Ora suono la fuga mille. La fuga mille è in sol minore ed è una composizione musicale, forse per il liuto, scritta da Bach poco dopo essersi trasferito appunto da una città all'altra della Germania, questo nel 1723. Oggi il pezzo è tipicamente suonato alla chitarra e ancora oggi non abbiamo una versione, diciamo, definitiva.
Ora è arrivato il turno. Vorrei interrompere un secondo perché oggi compie gli anni. Non ve lo dico. Auguri Chiara Pavan, auguri per i tuoi 33 anni. Ok, riprendiamo. Ora suonerei toccherebbe al turno del grande Fernando Sor, nato a Barcellona il 13 febbraio del 1778, morto a Parigi il 10 luglio del 1839. È stato un chitarrista e compositore spagnolo. Ha composto una marea di opere, tra cui anche questa, ovvero l'introduzione e variazioni sull'aria O cara armonia dall'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Il brano più celebre di Fernando Sor. L'opera può essere considerata tra le composizioni più impegnative sotto l'aspetto virtuosistico. È preceduto da un'introduzione in tono minore. Il tema iniziale trova lo sviluppo in cinque variazioni con coda conclusiva, le quali forniscono all'ascoltatore una completa panoramica delle potenzialità acustiche, timbriche e virtuosistiche dello strumento. In effetti, la scrittura chitarristica è molto vasta, ricca di effetti che manifestano in pieno la lirica bellezza e la varietà del suono della chitarra. Il brano è quindi strutturato così: dall'intro, dal tema, dalle cinque variazioni ed infine una coda. Thank you.
Siamo arrivati dunque al termine e ora vi suonerei un brano di Manuel de Falla. È stato un compositore spagnolo, esponente dell'impressionismo musicale. Nasce appunto a Cadiz, in Spagna, il 23 novembre del 1876. È morto il 14 novembre del 1946 in Argentina. Nel corso degli anni venne a contatto con alcuni compositori, tra i quali cito solo quelli più importanti. Allora, tra i quali appunto Claude Debussy e Maurice Ravel. Manuel de Falla ha quindi composto diverse composizioni, quali, cito solo quelle appunto più importanti, mi sono confuso, scusate, La vita breve, Le siete canciones popolares español, che vengono effettuate con la cantante, ed infine L'homenaje. Allora, io suono proprio stasera L'homenaje pour le tombeau de Debussy. È una composizione per chitarra scritta nel 1920 da Manuel de Falla, eseguito prontamente da Andrés Segovia e Miguel Llobet, che può essere definito come il brano che dà origine alla letteratura chitarristica moderna. Quindi una danza lenta strutturata sul ritmo di habanera. Che cos'è l'habanera? È una danza di origine cubana. Che si è diffusa soprattutto in Spagna ed è simile al tango. Danza popolare da ritmo lento e non rigido, dove si può sentire tutto il pensiero del dolore e la purificazione della morte, ritenuta una delle più belle opere della letteratura per chitarra classica moderna. Si pone a metà strada tra le memorie popolari e l'impressionismo. Come suite per orchestra in quattro parti, ebbe la prima assoluta al Teatro Colón di Buenos Aires il 17 novembre 1939, diretta dallo stesso compositore.
Bene, io avrei terminato. Vorrei espressamente dirvi questo, che non vedo l'ora di tornare davvero, sul palco a suonare davanti a voi pubblico. Mi manca molto, questo rapporto tra me, la mia chitarra e il pubblico. Da casa è un po' difficile trasmettere e diciamo che non è che mi piaccia molto esibirmi da casa. Il mio sogno appunto è sempre quello di suonare e trasmettere dal vivo. Però portiamo pazienza, speriamo che tutto questo finisca in fretta, insomma. Io ringrazio voi pubblico che mi avete ascoltato. E che dire, veramente grazie e ci vediamo alla prossima.